Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Il nostro martedì è volato via anche quest'oggi, e allora, come sempre, facciamo un piccolo resoconto di un post, di quello che insomma è stato e di quello che abbiamo parlato. Ho iniziato col dirvi che vi chiedevo che cosa non riuscite a più fare rispetto a quando eravate giovani. Questo perché ieri, vabbè, sono andata insomma a un rosario, quindi non molto eccitante come serata, ma ho ritrovato dei vecchi amici che non vedevo da tanto tempo e quindi poi insomma siamo andati a mangiarci qualcosa insieme e abbiamo un po' ripercorso appunto quello che facevamo da giovani. E uno su tutti, visto che eravamo anche tante donzelle, abbiamo detto: mamma mia, sarà l'età, ma dovessi andare a ballare nuovamente non ce la farei, nel senso che non riuscirei a stare sveglia, ecco, fino a ora tarda, perché mezzanotte mi si chiudono le sernande degli occhi e praticamente finisce lì. Quindi questo, ecco, un po' mi dispiace di non riuscire più ad avere magari quei ritmi, soprattutto quegli orari. Di qui insomma la mia curiosità, come sempre, di chiedervi un po' anche voi che cosa, no, in questo senso non riuscite più a fare come quando eravate giovani. Ma poi da lì insomma si è scatenata tutta un'altra discussione. Intanto, vabbè, Nino dice che da quando è single, in qualche modo, si sono risvegliate tutte le sue passioni, anche se in realtà, insomma, gli manca un po', la figura femminile al suo fianco. Ma io gli ho detto che, insomma, nonostante lui abbia detto no, non sono più giovane, magari alle volte ce l'abbiamo vicino e neanche ce ne accorgiamo, ma sono sicura che anche per lui tornerà una figura femminile al suo fianco. Tanto sì, al di là di non essere più tanto giovane, continua ad avere un po' di malesseri vari, tosse come sentite, raffreddori vari, e vabbè, questo me lo porterò, mi sa, avanti per tutto l'inverno. Detto questo, mi è stato chiesto se appunto il fatto che fossi giovane è perché mi sono vestita anche di pelle. Io ho detto che però non sempre la parte esteriore, insomma, si combina con quella interiore, quindi non sempre l'apparenza che diamo vuol dire anche quello che siamo stati o che pensiamo. Infatti, Eugenio dice che ieri ha visto un signore sulla Harley vestito tutto di pelle, coi baffoni, pelato e solo un codino, no? Ed effettivamente dice, non sembrava così giovane nonostante l'apparenza, insomma, di vestire in pelle. Dopodiché ci siamo anche messi a parlare un po' dei brani che io ho passato, sì, perché oggi sono andata nuovamente alla ricerca di due vinili e quindi ho preso questo di Roy Orbison, King of Heart, e del 1997, e questo qua, vinile degli America, Alibi del 1980. Sicuramente 1980 in me ha riportato indietro all'elementare. Avevo solo 8 anni, quindi insomma, io non facevo grandi cose, mentre Roy e Eugenio hanno detto che loro in quegli anni, insomma, andavano in giro con le loro biciclette da cross, con la sella allungata, chi rossa, chi gialla, e veramente ne facevano di tutti i colori. Addirittura Roy, se non ricordo male, si è schiantato anche in una siepe, io già me lo vedevo lì con le gambe a penzoloni. Poi, insomma, Mega Naturista invece ci diceva che lui addirittura non era nato. Ho detto: che fortuna, come sulle nuvole, no? Che si dice: vabbè, non eri ancora nato, eri lassù, che insomma controllavi di tutto e di più. Nel frattempo, che dire, io invece sono poi passata al 1997, dove per me è stato un anno particolare, perché insomma dovevo essere operata di scoliosi alla schiena, un intervento molto lungo. Scopro di essere incinta della mia prima figlia e quindi ho dovuto, diciamo così, mettere da parte l'intervento, contentissima, quindi anche se poi insomma ho faticato un po', ma sono stata contenta. Quindi ho abbinato sia una cosa bella a un'altra meno bella come l'intervento, ma che poi comunque tutto sommato si è risolto bene e mi ha portato in qualche modo anche a stare meglio anche fisicamente, anche con la schiena. C'è invece chi, insomma, come maestro ha avuto in realtà invece diciamo così, un abbinamento non proprio bello, perché ha mancato suo nonno. Chi poi ci ha parlato delle passioni, come il nostro amico che ha fatto il paracadutista, e sicuramente non è stato
Non è stato facile come, diciamo così, modo di approcciarsi, ma io ho sempre ammirato, perché secondo me ci è sempre voluto tanto coraggio per fare una professione del genere. Poi vabbè, lui l'ha fatto come militare. Molte volte mi dico, vorrei provare, imparare a, diciamo così, a lanciarmi con un istruttore, ma poi ho paura che il cuore non mi regga, che mi lasci lì a metà. E quindi ammiro molto chi invece riesce anche a superare queste paure, riesce anche a fare magari di questa passione anche un lavoro, perché no? Queste sono state un po' le cose di cui ci siamo raccontati. Poi vabbè, abbiamo parlato come sempre di menù, abbiamo parlato di tempo, che a Messina faceva caldo, mentre qui da noi insomma qualche fiocco di neve è caduto ieri, oggi un po' di pioggia, e insomma abbiamo ricordato come sempre di mandare a imaclib1@libero.it magari delle ricette, delle foto di dove abitate, delle storie legate ai luoghi dove abitate. Ci piacerebbe raccoglierle per poi poterne fare una, diciamo così, un libro dove poi a fine anno magari effettivamente stamparlo e mandare, e poi dare praticamente tutto il ricavato in beneficenza. Questo un po' sarebbe quello che almeno ci siamo raccontati nei martedì. Che dire? Beh, intanto questo è stato un po' il resoconto di quello che ci siamo detti. Per me è stato un piacere stare di nuovo in vostra compagnia. Spero in qualche modo, insomma, di ritrovarvi molto presto, sicuramente martedì, con qualche altra, diciamo così, qualche altro tema. E nel frattempo, chi lo sa, magari riesco a raccontarvi anche qualcos'altro di diverso. Per cui vi bacio, vi mando un abbraccio, come sempre vi dico di scrivere a imclib1@libero.it oppure seguirmi anche sul canale Patreon, insomma, non solo radio. Questo è tutto, anche per questo martedì. Chiudiamo qui, copritevi se avete freddo, se non state troppo bene, insomma, copritevi, o scopritevi se siete al mare, siete a Messina, in questo caso magari potete anche prendere ancora un po' di sole, che non fa mai male. Un bacio, ciao, alla prossima, grazie. Ciao.